Expert, quando vuoi di più. Solo da Expert ci sono grandissimi sconti che fanno bene a te e all'ambiente, perché arriva la rottamazione Green Tech. Sostituisci il tuo vecchio elettrodomestico con uno tecnologicamente avanzato e più rispettoso del verde e puoi pagare in 20 rate a tasso zero. Fai una scelta green solo da Expert, dal 10 al 23 febbraio. Rispetti l'ambiente e risparmi. Expert, gli esperti siamo noi. Giacomo, facciamo giusto un passo indietro con questa gara di Ascoli, la terza consecutiva in cui gli arbitri però si stanno accanendo con la Juve Stabia. Il pareggio di prova è solo un contentino, è bello averla pareggiata e non persa, però c'è tanto rammarico per quello che poteva essere e non è stato. Sì, sicuramente abbiamo avuto degli episodi, diciamo, non a favore, però era brutto sicuramente perdere una partita così dopo una prestazione quasi perfetta, perché il primo tempo loro hanno fatto un tiro con una carambola nei nostri confronti e poi nel secondo tempo anche hanno fatto la ripartenza sul secondo gol e non mi ricordo altre azioni. In trasferta proprio da Verona qualcosa è cambiato, diciamo proprio tutti quanti, perché a Cremona si va e si gioca per, diciamo, come vince la partita, poi anche lì è arrivato un pareggio per caso, non è stata colpa dell'arbitro, si vuole dire, però ecco, ad Ascoli è stata la più bella partita in trasferta da quando io seguo la Juve Stabia. E che cosa è cambiato in voi? Ma diciamo è cambiata, sono cambiate un po' gli obiettivi che ci mettiamo nel pre-partita, ecco, perché magari prima entravamo sempre per provare a vincere la partita e ci eravamo sempre un po' sbilanciati. Ora abbiamo capito che comunque anche un punto in trasferta è importante e giochiamo un po' più tranquilli, perché comunque avendo due risultati su tre, diciamo che... Non c'è la sfida dei punti. Bravo, sì, c'è, perché comunque un punto è sempre importante, però poi abbiamo visto che in casa siamo fastidiosi, quindi giochiamo anche per non perdere. Sì, sicuramente, ma noi tutte le partite affrontiamo per vincere, anche perché per noi tre punti sono fondamentali. Abbiamo fatto nelle ultime otto abbiamo fatto non so quanti punti, eppure siamo sempre lì a rischiare, sei sempre nella zona rossa, no? Quindi è dura, è importante vincere, perché con due vittorie ti trovi su e con un pareggio e una sconfitta ti trovi di nuovo giù e poi alla lunga si rischia di far fatica. Ecco, meglio con Adai vicino o con Calvano? Come dicevamo prima, Calvano è il tuo bodyguard. Ma hanno caratteristiche diverse, poi a me non cambia niente, sì. A 2, 3, 4 non mi cambia, ecco. Poi dipende dal mister. Ecco, vuoi fare la battuta? Stai guardando al campionato del Genoa. Il Genoa ha vinto, quindi un po'... Ah, sì, ho visto. Si è messo un po' tranquillo, però... No, boh, io guardo qua, poi quello che succede, ecco. Non è la mia priorità qua. Se dovesse arrivare la proposta del Genoa, ti lascio ancora un altro anno, calò a Vediamo se la fanno, non lo so. Bisogna vedere se l'accettano tutti, ecco. Ecco, guardate invece la gara con il Crotone. Il Crotone, come diceva il collega, è una squadra che comunque adesso è secondo in classifica, vorrebbe ritornare subito in Serie A dalla porta principale senza i playoff. Però ecco, voi avete sempre dimostrato che, come dicevi tu, in casa siete rognosi e soprattutto con le squadre di alta classifica riuscite a fare qualcosa in più. Che gara ti aspetta con il Crotone? Ma il Crotone, di quello che mi ricordo l'andata, è la squadra che mi ha stupito di più, perché come sotto l'aspetto del gioco è una squadra completa, giocatori che hanno fatto categorie importanti per molti anni, quindi non lo scopriamo oggi il Crotone, ecco. E ci aspettiamo una squadra che viene a giocarsela, perché da come abbiamo visto loro se la giocano in tutti i campi con la loro idea e verranno qua per fare la partita. Ecco, un capitolo tifosi, ti aspetti qualcosina in più rispetto all'ultima gara con Perugia, dove c'è la giornata già ben vero, però non sono arrivati in gran numero. Sì, sicuramente, anche perché i tifosi per noi sono fondamentali e in questo momento dell'anno, con la classifica che se fai due partite fatte bene lo riempi lo stadio, se fai, come ho detto prima, un pareggio e una sconfitta non
viene, non viene la gente, certo. Bisogna ritrovare l'entusiasmo che c'è stato per un certo periodo e che c'è stato per la fine dell'anno scorso, ma le ultime quattro partite. In chiusura, per me, che cosa è migliorato questo campionato di Serie B e che cosa tu pensi ancora di dover migliorare? Ma devo migliorare sicuramente nella fase difensiva, certo, sì, ovvio. Poi non lo so, poi dovete dirlo voi, nel senso, io gioco come so giocare, non... Ma vedi, vediamo più veloce anche nel pensiero. Ma sì, ah, beh, sicuramente, perché devi velocizzare la giocata, perché hai meno tempo per pensare. Qua ti vengono a pressare magari in modo diverso, ma ti vengono a pressare meglio. In negativo, diciamo, magari qualche giocata un po' più forzata. Cioè, ma se non forzi la giocata... C'è chi lo rischia di fare la giocata con la semplice. No, a me piace fare la giocata, sicuro. Mi piace rischiarla, provo, e anche perché se non provi a forzare la giocata e giochi sempre facile, crei poco, sei poco pericoloso. Sì, esatto. Grazie.